No, assolutamente. Ecco qua il coppia di avventura qua. Questo è bello, come diceva. Ciao, ciao. Va bello. Ciao. Ho vinto l'evento perché c'era la volta che era di buon auspicio per voi. Per voi. Ciao, va bene, siamo qui a Giovanni, sì, ma non c'è problema, sarà sempre la stessa risposta. Ti regalerai con la rosa? Ah sì sì, maiuscola però. Sappiamo tutti? Non vi seguo, non solo perché non ho tempo, ma non avrei neanche le forze. Quindi questo siamo in due. E la cosa, le caratteristiche sociali e politiche che portano molto questo tempo a pensarci di più. Non state lì a pensare al progetto all'assessore, ma pensate alla bella cosa che state facendo. Auguri. Grazie. L'intervento dell'assessore ha già detto tante cose. Io, essendo in questa piazza, vorrei solo augurarvi buon viaggio e ringraziarvi del messaggio che portate fuori da Brescia e quindi col quale dopo Brescia viene abbinata con la vostra iniziativa, la vostra presenza, ricordare, proprio perché siamo in questa piazza, l'intervento che è stato fatto l'altro giorno nella commemorazione dei caduti, proprio da un ragazzo che veniva dall'Africa, che ci ha ricordato le tragedie che ha vissuto e parte della sua vita con commozione. Proprio perché di episodi tragici anche si stava parlando e quindi dell'importanza di anche portare, in una delle vostre tappe andrete a portare anche solidarietà e vicinanza a chi ospita e facilita questi processi di integrazione e quindi vi ringrazio a nome dell'amministrazione anche di questo messaggio e di questa tappa che andate a fare. Grazie. Ma Fabio ieri è andato anche lì a prendere la sua parte da portare da Biancarani. Tutte le mattine, tutte le volte che partiamo ci accompagna i primi chilometri, dai. Niente, vi mando a farvi benedire io. Sereno, che mi sembra una bella cosa. A voi aspettate sempre le benedizioni. No, è piano piano, vero? Oh, occhio. No, una cosa bella, grazie a Marco, grazie anche a tutti voi. Ci si ritrova volentieri qui. Mi piace sempre partire da questo luogo e non dimenticare mai che abbiamo un cuore come città. Noi quando partiamo anche con Percorri da Pace, io dico sempre al Padre nostro, per un motivo molto semplice. Ci ricorda che siamo fratelli e che l'unica prospettiva è quella di essere davvero in pace con chi è a casa tua. Ci ricorda che il pane quotidiano è di tutti e quindi lavorare per la giustizia o per la distribuzione equa dei beni. Ci ricorda che quando ci facciamo del male bisogna imparare anche a perdonarsi e a ricominciare insieme. Senza questo diventa tutto più complicato. Io lo recito, chi lo vuole lo recita, e poi Dio ci manda a farci benedire e ci accompagna giorno dopo giorno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti. Perché dico, ogni pezzo di strada che fate, portate con voi gli ultimi, i piccoli, gli ultimi di questa storia, non dimenticateli mai indietro. E come dice uno dei nostri riferimenti politici, bacioni. Buona strada ragazzi. Grazie. Simbolicamente.
profumata. Ciao. Ciao. Finalmente bello, con il cielo stupendo, cazzo, pulito. Grazie! Grande! Gabriele, 30 secondi! Ci sto dentro, sì! Grande Gabriele, ti fai 200 km! Ah, ok, bravo! Ciao, ciao, ciao! Ciao, a piedi, vai così a casa a piedi! No! Buona pedalata! Ciao! Ciao! Oh.